D'accordo, gente. Passati un paio di giorni dall'ultima partita che ho fatto su KSP, Kerbal Space Program. Allora, ci eravamo lasciati che ero riuscito a recuperare un veicolo abbandonato che conteneva tantissima scienza e quindi siamo riusciti alla fine dei fatti a fare ricerca, diciamo, tra virgolette, non è neanche comprare. Questi oggetti adesso sono disponibili per poter essere utilizzati. E anche questi avevamo preso. Ah sì, i cosi elettrici. Ok, va bene, va bene. Direi che forse abbiamo abbastanza da poter arrivare dalla Luna. Non atterrarci, ma avvicinarci molto alla Luna. Questa è l'idea. Abbiamo qua una missione, un contratto, diciamo, che quasi certamente non riuscirò mai a superare, però per adesso lo lasciamo lì. Potremmo accettare questo, che è quello più o meno che voglio fare, esplorare la Luna. Praticamente dobbiamo mandare un nostro veicolo e... cos'è che... com'è che lo chiama lui? Nell'area spaziale lunare, si potrebbe chiamare? Sì, vedete, dobbiamo passare vicino alla Luna, tornare indietro. Non morire, tecnicamente. Fly by the moon. Vola vicino alla Luna. Ok, li chiamano così. Credo che sia la cosa migliore. Tra quanto scade questo? Ho un anno per farlo? Ok, ho un anno e un giorno. Ah no, questo è quando l'ho accettato, scusate. Scade in 425 giorni. E 5 ore, 51 minuti e 55 secondi. A quanto pare il tempo non passa mentre siamo qui dentro. Va bene. Allora, se accettiamo un altro contratto, dobbiamo poi superarlo. Perché non ne posso avere più di uno. O elimino questo qua, che mi costa... quanto mi costa? Mi costa uno di reputazione. Ah, uno di reputazione basta. Ok, non è neanche così tanto, va bene. La reputazione per cosa la uso? Credo che la uso principalmente solo per questa roba qua, no? Quanta reputazione ho? Dove me lo dice il gioco? Non che abbia molta importanza, però... sarebbe carino saperlo. Giusto per... avere l'informazione. No? Non me lo dici, eh. So di poterlo vedere una volta che ho finito una missione. Per di più, la reputazione non credo che la uso per nient'altro. It's a unit of reputation. Potrei usarla tipo per comprare qualcosa. Chi se ne frega. Allora, direi che potremmo prima cercare di costruire il razzo, vedere se effettivamente abbiamo i mezzi per volare vicino alla Luna, eliminare la missione anche se è un successo, prendere il contratto, rifare la missione con lo stesso razzo. Questa è l'idea. Scusate un attimo. C'erano dei rumori fuori dalla finestra, finestra di casa mia, volevo vedere che cavoli è. Spero che non li sentiate perché sono piuttosto fastidiosi. Ma se li sentite non ci posso fare niente al momento. Allora, vediamo un po'. Allora, questo ovviamente è l'inizio, è la cosa più importante. Sarebbe molto piacevole portarci dietro un po' di scienza. Questa roba qua pesa un quintale. Cioè, pesa un quintale, è enorme. Per adesso questi non ce li portiamo dietro. Portiamoci solamente della scienza di base. Non voglio rendere il veicolo più difficile da manovrare di quello che già non sarà. Allora, dovrebbero... ci servirà un sacco di carburante. Allora, innanzitutto, questo qua poi dovrà staccarsi. Quindi due di questo. No. Due di questo. Poi
Questo non è male. Questo qua dovrebbe essere tipo il più costo efficiente tra tutti quelli che abbiamo. Ha un trust molto molto debole rispetto agli altri. Non riesco bene a leggere se mi dice che consuma meno carburante. Vabbè, questo qua è il missile che useremo per spostarci dopo che siamo entrati in orbita. Questa è l'idea. Poi dobbiamo arrivare in orbita. Io direi che ci basterà questo per terminare l'orbita attorno alla Terra e poi fare la manovra dalla Luna. Proviamo a vedere, proviamoci. Allora, qua vi staccate, poi mi prendi altri due di questi, un motore un pochino più potente. Questo è il più potente che abbiamo, va bene. Poi mi prendi tre di questi e vai poi con del carburante solido. Ok, diamo un'occhiata veloce di come va questo razzo, giusto per... Allora, il nostro Gebedia dovrebbe essere a livello 2 tecnicamente e quindi può andare in prograde e retrograde, credo che si chiamino. Se infatti c'hai uno, una stellina come reputazione, va bene. Ok, qua sembra che vada tutto bene. Proviamo. Dubito che funzionerà al primo tentativo. Ok, basta inclinarsi perché sappiamo che se si inclina troppo poi non lo teniamo più fermo. Quello che sto dicendo e quello che sto facendo sono due cose completamente diverse. Sto continuando a farlo inclinare. Ed è andato. Troppo lungo. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, non va bene un cavolo. Prova. Prova con due, basta. Voglio vedere se va meglio. Secondo me è più aerodinamico, diciamo. Tende meno a incasinarsi. Questo è molto un prova e scopri che cosa succede. Ok. Così è abbastanza facile vedere quanto è inclinato. Non iniziare a girare su te stesso, mi raccomando. Ok. Ok. Molto meno inclinato di quello che sembra dall'alto. Se lo guardi così dici, vabbè, cavoli, non è inclinato niente. Invece, se lo guardi dall'alto, è inclinato molto di più. Allora, stiamo perdendo velocità. Quella cosa non va bene. Mi piacerebbe arrivare a una parvenza di... almeno ad arrivare ai 70.000... più o meno, però a circa metà del carburante che abbiamo. Inizia ad inclinarti, vai, vai, vai. C'è ancora un sacco di attrito con l'aria. A quanto siamo? A 15.000 e basta. Ok, mantieni circa questi 45 gradi. Ok, resta così per adesso. Però stiamo facendo fuori troppo carburante. Di certo non mi va. Di certo riesco a metterlo in orbita, questo razzo. Ma dubito fortemente che riusciamo a mandarlo verso la Luna. Ci vuole molta più energia iniziale. Forse aggiungere altri razzi, il che non è mai una buona idea, però si fa quello che si deve. Ok.
Non mi dispiace troppo. Allora, mettiti esattamente a 45 gradi. Lancia al massimo il motore e lancia. Piacerebbe vedere a che altezza siamo. Ok, sì, sembra molto costo efficiente questo carburante. Però dubito che forse riusciamo a fare una manovra per uscire dall'orbita terrestre e lanciarci nello spazio e praticamente diventare un nuovo satellite planetario. Però dubito che riusciamo ad andare e tornare. Sai cosa? Mettiti in prograde per adesso. E poi semplicemente stabilizza. Eccola qua, questo qua sarebbe il nostro obiettivo, ma col cavoli che ci riusciamo ad arrivare. Ok. Riavvicinati. Il carburante dura, con questo motore qua. Niente male, niente male. Ok, shutdown engine. No, grazie. 60 kN di spinta. Ok. In orbita di certo riusciamo ad arrivarci. Non ho dubbi su questo. Ora, non so il perché il gioco non mi indica più il punto più alto della nostra traiettoria. Una volta lo faceva. Adesso non lo fa più. E devo essere sincero, la cosa è abbastanza scomoda. Però di che cosa ti vuoi lamentare? Qua è dove siamo partiti, se ve lo state domandando. Direste che siamo a un'altitudine di 70.000 metri? Io no. Ok. Piano piano questa linea continua a salire sempre di più. Siamo a metà del carburante. Ok, no, è impossibile arrivare dalla Luna. Però, secondo me abbiamo abbastanza da poter uscire dall'atmosfera, cioè no, dall'atmosfera terrestre ci siamo già usciti. E lanciarci nello spazio, praticamente. Allora, spegni tutto. Allora, non è proprio un'orbita questa, ma va bene lo stesso. Allora, il passo successivo è fare questo cerchio, farlo diventare un ovale, in modo che arriva qui da questo cerchio che crea la Luna. Adesso, se non mi ricordo male, il punto in cui devi fare quella spinta è a un quarto. Tu prendi il cerchio della Luna, se non mi ricordo male, la dividi in quattro parti, la Luna si muove in questa direzione, tu devi fare la manovra un quarto rispetto alla posizione della Luna prima. Quindi quando siamo qui. Credo. Proviamo. Allora, innanzitutto accelera un po'. Devi andarmi qui. Ok, vai a velocità 1. Mettiti in prograde, perfetto. Accendi il motore, dobbiamo aumentare un pochino questa. Ok, perfetto, basta, basta, basta. Spegni il motore. Dio santo, stavo premendo il pulsante sbagliato. Allora, accelera ancora. Perché adesso sono passati solamente 20 minuti da quando abbiamo iniziato la missione. Vedete, c'è scritto qua in alto a sinistra. Ma per arrivare alla Luna ci vogliono tipo 3 giorni, se non mi sbaglio. Quindi, arriva a un quarto prima di dove si trova la Luna, tempo che noi la raggiungiamo, quindi noi praticamente adesso ci adoperiamo per arrivare qui, tempo che facciamo questo tragitto e dovremmo incontrare la Luna. Questa è l'idea. L'unico problema è se abbiamo abbastanza carburante per farlo.
Di certo ne abbiamo forse ne abbiamo abbastanza. Di certo non ne abbiamo per fare altre manovre. Se siamo proprio fortunati, riusciamo ad arrivare vicino alla Luna e la sua gravità ci rimette in traiettoria in modo da volarci vicino, andarci dietro, oppure davanti anche, e poi ricadere sulla Terra. Ma ci vuole una botta di fortuna incredibile. Per qualche motivo non incontriamo la Luna. Come mai? L'ho mancata? Ho completamente sbagliato la posizione in cui fare la manovra? Scusami, eh? Ok, forse mi ricordo male qualcosa. Quindi missione completamente fallita. Per qualche motivo non andiamo incontro alla Luna. Fammi un po' vedere cosa ho sbagliato. Noi abbiamo fatto la manovra qui. Rallenta. Ok, vedi, c'era più o meno. Oh, sono andato troppo veloce, colpa mia. Ok. Purtroppo non posso, perché se il mio pilota fosse più bravo, potrei aggiungere dei punti di manovra sulla mia traiettoria. Secondo me l'abbiamo mancata di poco. È un po' più veloce. Un po' più veloce, ok. Quanto tempo è passato? Vedete, sono passati 5 giorni adesso dall'inizio della missione. Potremmo rimanere qui e girare attorno alla Terra fino a quando miracolosamente non incontriamo la Luna. Ma preferisco fare una missione fatta bene piuttosto. E probabilmente la Luna ci lancerà fuori dalla nostra traiettoria e ci manda chissà dove. Vediamo un po' se capita, prima o poi succederà, gente. Eccoci qua. Whee! Ci ha lanciato fuori. Ecco cosa succede. Adesso siamo... ci ha addirittura lanciato fuori! Adesso incominceremo ad andare attorno al Sole più avanti. Perfetto, direi. Quindi, Gebedia dopo 2 mesi e 15 giorni a ruotare attorno a Kerbin come una nuova luna. Eccola qua, questa è la nostra nuova traiettoria. Questa qua bianca, come potete vedere. Siamo praticamente diventati un pianeta anche noi. Adesso stiamo ruotando attorno al Sole, o in qualsiasi modo si chiama questa stella in questo gioco. Eccoci qua. Potete dire addio a Kerbin. Kerbin è estremamente lontano adesso. Forse un giorno, miracolosamente, meno male che non deve mangiare Gebedia, perché altrimenti sarebbe già morto di fame. È passato quasi un anno dall'ultima volta che ha avuto del cibo. Forse un giorno, miracolosamente, quando siamo in questo punto qua. Qui. Scusate, sto cercando qua, vedete? E quando ci potremmo essere rintercettati dal nostro pianeta natale, ma purtroppo no. Allora, di per sé, questa navicella può arrivare fino alla Luna e tornare indietro. Abbiamo abbastanza carburante e tutto. C'è stato qualcosa di sbagliato nella manovra. Probabilmente... non lo so, probabilmente cosa. Però riproviamoci, perché sono andato troppo veloce a mandare avanti il tempo. E quindi non ho visto bene la Luna in che posizione era quando ci siamo passati, tra virgolette, vicino. Ma se non mi ricordo male, deve essere più o meno un quarto prima. E ci siamo passati effettivamente molto vicini, quindi mi viene da pensare che un quarto è la cosa giusta. Il problema è andare a memoria, gente. Di solito una persona normale queste cose qua le studia. Smettila di inclinarti, perfetto. No. Non è che va benissimo, mio caro. Questo lancio qua è molto peggiore rispetto a quello che avevamo prima. Però forse è ancora salvabile. Dai. Abbiamo visto che l'ultimo motore che usiamo è molto molto efficiente. Quindi quel carburante ci basterà
per andare in orbita e fare la manovra per avvicinarci alla Luna. Ok. Ok, per adesso non fare niente. Di certo superiamo i 70.000 metri senza nessun problema. Quindi cerca di arrivare dove c'è molto meno attrito. Che è sta roba? Perché sei Easter? Perché sei sul sole? Tornami su. Ah, oh, perché ho cliccato io il pulsante sbagliato. Voglio che mi metti sulla mia navicella, per favore. Come faccio? Dress, Joule, Lift, no, voglio la mia. Eccolo qua. Così, perfetto. Allora, avvicinati. Perfetto. Ok, 70.000. Siamo ufficialmente dentro allo spazio. Allora. Avvicinati per bene al punto più alto e spingi il motore al massimo da qua. Adesso. E basta. Ora mantieni la traiettoria e entra in orbita. Ok. Porca vacca, ho sbagliato. Ho fatto la manovra troppo tardi. Abbiamo già il naso indirizzato verso il pianeta. Ok, niente, aspettate. Questo lancio qua ha fatto schifo fin dall'inizio. Quando la navicella ha incominciato a ballare nella prima fase. Completamente colpa mia. Probabilmente si può costruire un razzo molto più efficiente. Sai cosa? Forse conviene accendere questi qua insieme. Gli dai un terzo di energia. Proviamo. Di certo parti molto più veloce. Però secondo me sei molto più stabile. Soprattutto perché non succede che c'è un cambio di motori. Ok, inclinati ancora un po'. Stacca. Esplodete pure. E stai. Fermati, fermati così, va benissimo così. Stai tornando un po' troppo indietro, io non sto toccando niente. Sta facendo tutto gebedia. Stiamo tecnicamente rallentando. Ma sono poco spaventato. Ok, devi un po' accelerare. Cerca di andare sul prograde. Si chiama così? Prograde, sì. Ok, sta andando abbastanza bene. Abbiamo ancora un bel po' di carburante qua dentro. Bene, bene, bene. Questa mi piace sicuramente di più dell'altra. Vorrei sapere. Com'è che si chiama Apophis? Una roba del genere. Il punto più alto della tua traiettoria. Hai finito il carburante? Ok, lo stavo abbassando, ma lo hai finito. Prima che io arrivassi a fare quello che volevo. Allora, direi che possiamo, come prima. Far passare un po' veloce il tempo. Arrivare circa a 70.000 metri. Mi sa che dobbiamo iniziare la manovra un pochino prima, ma va bene. Che direi che potremmo iniziarla anche qua. Vai. Ora resta in stabile in questa direzione, non seguire più il prograde. Se non sapete, il prograde è puntare il naso della tua navicella nella stessa direzione nella quale si sta muovendo. Invece il retrograde è puntare il naso nella direzione opposta rispetto a quella in cui ti stai muovendo. Non so se hanno lo stesso nome in italiano o in inglese, ma. Ok, eccolo qua, il nostro bel ovale. A quanto siamo? 63. Lo sai cosa? Metti il motore al massimo, tanto qua praticamente non c'è attrito. Quando superiamo i 70.000, credo che ci possiamo mettere nella posizione del prograde. Credo.
Spero. Me lo auguro e lo immagino. Dov'è la luna? Non ne ho idea. Ok. Vai. Avanti. So che ce la puoi fare. Dai, spingi. Purtroppo, siccome il motore è molto costo efficiente, è comunque anche relativamente molto debole e ci mette un bel po'. Se avessimo un motore più forte, spingere al massimo darebbe molta più energia e questa manovra qua sarebbe molto più rapida. Ma credo che non sia un buon modo di ragionarsela, il voglio fare le cose in fretta quando si parla di viaggi spaziali. Ok? Ci servono 3 giorni. Ci vogliono 5 minuti ad entrare in orbita. E poi ci vogliono 3 giorni per arrivare dalla Luna e tornare indietro. Pensate quanto ci vorrà per arrivare su Marte, che qua la chiamano Duna. Allora, dai, dai. Spingi, spingi, spingi. Siamo a meno di metà del carburante. Me ne serve per la manovra, per favore. Per di più, ci troviamo nella stessa posizione della Luna. Ok, va bene, vai, 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 vai. Quando è circa un cerchio perfetto, è dove vogliamo essere. Ok, direi che così può andare bene, più o meno, non è un cerchio perfetto, non sono Giotto, perdonatemi, ma a parte questo punto qua, credo che questa sia un'orbita a tutti gli effetti. Quindi, manovra. Un quarto prima della Luna. Dobbiamo farla quando siamo circa qua. Quindi quando siamo qui dobbiamo spingere un po' perché qua non devo tornare troppo vicino alla Terra. Quindi, fermati più o meno qui. Ok. Mettiti in prograde. Spingi un po' col motore. Ok, perfetto. Basta, 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 basta. Anche troppo. Ok, fai passare veloce il tempo, per favore. Sì, siamo molto in alto, perfetto. Se potessi. Oh, cavoli. Siamo sotto i 70.000? Ehi, siamo sotto i 70.000, la cosa non va mica bene. Ops, ho premuto il pulsante sbagliato. Ok, non credo che. Siamo di poco sotto i 70.000, quindi questa non è un'orbita, purtroppo. Ma non è un problema troppo grosso. Tempo è veramente lento. Credo di dover far salire di livello. Ah no! Ho capito qual è il problema. Adesso mi ricordo. Allora, spinge al massimo. Mi ricordo cosa mi manca, scusate. Vedi, questo è il problema di quando non vai a fare i tutorial. Credo che il poter aggiungere i nodi sulla tua traiettoria per fare delle manovre non dipenda dall'abilità del tuo pilota. Dobbiamo proprio comprarlo. E credo di ricordarmi dove posso comprarlo. Quindi adesso finiamo questa missione. Voglio solo spingere al massimo questo motore e vedere se per caso intercettiamo la Luna. Credo di dover andare com'è che si chiama? Nello Space Center o una roba del genere, dove si tengono monitorati tutti i nostri veicoli, praticamente. Quella è l'idea. Ok, stiamo ufficialmente toccando l'orbita della Luna, ma forse per un attimo ci siamo entrati in contatto perché ho visto che ha un attimo ballato. Guarda, possiamo lanciarci direttamente contro la Luna, se vogliamo. Comunque è andata ancora meglio di quella di prima per quanto riguarda quanto carburante abbiamo utilizzato. Comunque ci siamo di nuovo lanciati nello spazio. Ok, allora, torna qui. Esci un attimo. Salva questo veicolo, per favore.
Torna indietro. Credo che lo possiamo comprare qui. Questa è l'idea. Probabilmente cliccandoci col destro da questa schermata. Forse no. Fammi un po' vedere. Mission control. Active Kerbals. Se secondo me era questo. Compra Max DSN Power. Non ho più idea di cosa sia. Prova a comprarlo. E il prossimo non possiamo. Maneuver Tool, secondo me è questo qui. È l'ultimo, questo qua qui in basso. Peccato che non c'ho abbastanza soldi per comprarlo. Ma credo che sia quello. Oh, porca vacca, seriamente non ho abbastanza soldi per farlo? Ouch. Questo è un problema. Questo è un grosso problema perché mi serve. Mi è quasi impossibile, da quello che sto vedendo, farlo senza. Ai, 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 ai. Ok, va bene. Praticamente, aspettate. Vi voglio far vedere che cosa voglio fare. Revert flight to assembly. Abbiamo già salvato questo veicolo, quindi mi puoi uscire. Allora, esci. Praticamente, quello che voglio fare. No, forse è meglio training. Allora, questo qua probabilmente. Fammi vedere. Qua ci troviamo, ok, qua ci troviamo già in orbita attorno a Kerbin. No, 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 no. Ok, vedete? E praticamente cliccando, vedete, c'ho questi pallini qua, vedete, PE e AP, che sono due cose che non so perché il gioco al momento non mi sta mostrando. Posso cliccare qua, posso aggiungere una manovra, spingere, praticamente questa qua è come la manovra verrà creata. Ok, continua a spingere. Spingi appena appena in modo che arriva attorno alla luna, vedete così? Perfetto. E poi sposti la manovra dove la vuoi fare sulla tua traiettoria. Eccoci qua, vedete qua? Entreremo in contatto con la luna. Ok. Togli, togli, togli. È alla stessa altezza della luna, non è un quarto prima. Mi ricordavo completamente sbagliato. A quanto pare sì. A quanto pare mi ricordavo completamente sbagliato. Ah, aspetta, puoi farlo anche qua. Quindi ci sono due punti in cui entriamo in contatto con la luna. E questo qua probabilmente è quello che mi ricordavo io. Che è. Non esattamente un quarto prima. È molto prima, però. Come faccio a farlo, però, se non posso aggiungere io le manovre? Questo è un problema. A meno che. Che rottura di scatole. Che cos'è? Vado alla cieca fin tanto che non faccio. Non lo faccio nel momento più giusto. Esattamente nel punto dell'orbita corretto rispetto alla Luna. Mission control upgrade required for maneuver tool. Secondo me è quello. Potrei. Quanto mi serve? 336, circa più del doppio dei soldi che ho. Posso fare qualcosa per avere più soldi, scusate. Voglio proprio vendere qualcosa per avere dei soldi. Questo qua mi dà un sacco di soldi in cambio di scienza. Vai. No, 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 non me ne ha dati neanche lontanamente abbastanza.
Ma neanche lontanamente. Me ne ha dati pochissimi. Non ho. Continuo a cliccare sui pulsanti sbagliati. Ho cliccato solo perché ho visto soldi in cambio di scienza e ho accettato subito. Questo qua toglie 4,26 di scienze e ti dà 179. Effetto immediato. 179.000. Ok. 153.000 funds. Dovrebbero bastarmi questi, no? Perché sale di così poco? Non capisco. Perché c'è un punto. Perché c'è un asterisco? Cosa vuol dire questo asterisco? Ah, commitment! Sto facendo il 5%. Ecco qual è il problema. Quindi in realtà non mi toglie quasi 7 di scienza. Vediamo un po', se mi toglie 7 di scienza dovrei scendere circa 14 qualcosa. Se invece è solamente il 25% dovrebbe togliere tipo il 2,5. No, me ne ha tolti 7. Mi ha tolto 7 di scienza. Ma ora non mi sta dando altrettanti soldi, non capisco. Questo qua mi toglie della reputazione in cambio di denaro. Ok. Non riesco bene a capire sta roba. Fai 25%. Mi servono più soldi, gente. Il governo. Perché il governo finanzia così poco la NASA? Eh? È perché non portiamo niente di utile, non abbiamo ancora iniziato una guerra. Cioè, mi servono altri 200.000 soldi. Mi spieghi come faccio? Ok, mi serve qualcosa che qui dia un bel po' di soldi. Questo dà un bel po' di soldi, Dio santo. Sì, però vuoi che metta in orbita qualcuno? Chartered tour to see the sights. Keep them alive and show them a good time. Devo. Cosa vogliono fare? Vogliono andare verso la loro destinazione, ok? Se vogliono solamente andare in orbita, lo posso fare molto facilmente. Allora, Graveyard Travel l'itinerario. Andare in orbita. E un volo e suborbital space flight on Kerbin. Ok. Tecnicamente possiamo farlo. Come faccio però a metterli dentro alla mia navicella? Questo qua mi dà un sacco di soldi. Se vogliono solamente andare in orbita, si può fare. Per di più sono due insieme. Dove sono sti balordi? Perché da quello che io vedo ho solamente il mio pilota qua dentro. Allora, questa è la nostra navicella che va in orbita. Allora, io voglio tecnicamente attivare questo, fare questo. Ma come ce li metto dentro? Ci sono a principio? Forse. Proviamo a fare un lancio in orbita e vedere se la missione semplicemente si. Il contratto viene superato. Però non credo, perché secondo me c'è solamente Gebedia qua dentro. Sono abbastanza sicuro. Graph entra. Però vedi, c'è scritto orbita, suborbital, orbita. Ok, proviamo. Allora. E praticamente tutto quello che abbiamo fatto finora. Come prima. Vai. Inclinati un po'. Inclinati un po'. Inclinati ancora un po'. Adesso non faccio l'errore di prima. Prima di staccare i due razzetti piccoli, che sono quasi finito, spingo al massimo il motore principale. Ecco qua. Dovresti ballare di meno, oppure ballare molto di più. Ok, cerca di stabilizzarti, per favore.
Cerca di stabilizzarti. Ok. Allora, se devo solamente andare in orbita, ce la possiamo fare. Il problema è che dubito di avere sti due civili, diciamo, sul mio veicolo. Questo è il problema. Sono abbastanza sicuro che le cose non stiano così. Guarda, adesso. Ah, perché ho potenziato l'affare, giusto. Però non posso aggiungere le manovre. Beh, almeno vedo il mio punto più alto. Adesso posso anche tipo fare così. Non ho idea di cosa sia questo. Una volta potevi cliccare su il. Chiudi sta roba, per favore. No, no, cancella, cancella, cancello. Che è sta roba? Non so cos'è. Cancellami sta roba, togli, togli. Cancella. Non voglio creare un. Non voglio creare un cacchio di allarme. Togli tutta sta roba. Non riesco a togliere questa sveglia. Ho un alarm clock attivo per qualche motivo e non riesco a togliermelo dallo schermo. E la cosa mi sta dando molto fastidio. Ok. Allora, vai. Ci stiamo avvicinando per. Lo sai cosa? Puoi già attivare il prossimo motore. Puoi metterti qua. Ok, adesso stai fermo. Però non mi sembra. Perché tecnicamente questo dovrebbe già essere un. Suborbital, da quello che so. Tecnicamente. Forse suborbitale è solamente dopo. È quando fai tutto un giro attorno alla Terra, però non sei in orbita perfetta. Non ne ho idea. Questa sveglia qua mi sta veramente rompendo le scatole. Purtroppo non posso accelerare il tempo mentre stiamo spingendo col motore. Puoi accelerare il tempo solo quando non ci sono. Perché c'ha 0 stelle adesso? Giovedì? Vabbè. Ah, eccoci qua! La togli con questo. E Dio santo, potevi dirmelo prima. Allora. Guarda, veramente, se mi fai superare questo contratto adesso, sono una persona molto molto felice. Ok, questa non va bene per niente per arrivare sulla Luna, perché non è piatta rispetto all'altra. Siamo troppo staccati, dovremmo. Questo cerchietto qua giallo dovrebbe essere su in questo punto, credo. È così che dovrebbe funzionare. Ok, così dovrebbe essere più efficiente. Se siamo più vicini all'orizzonte. Con questa palla di navigazione. Dai, continua a spingere. Potremmo anche addirittura, credo, spegnere il motore. Aspettare semplicemente di essere letteralmente su apoiosi, non so come si pronuncia in italiano. Nel nostro punto più alto. Quando ci siamo estremamente vicini. Dovrebbe essere il punto perfetto per farlo. Spingi. Allora. Siamo ufficialmente. Non ancora. Ok, velocità 1, mettiti nella posizione giusta. Siamo
siamo ufficialmente in orbita. Però questa missione, vedi, non è finita, perché devo portare due turisti. E io non ho due turisti su questa navicella. Come ce li metto dentro? Come metto due turisti qua dentro? Mi serve questa informazione, ok, gioco? Me lo devi dire? Forse con questa posso mettere più persone. No, non sembra. Non so che cosa fare. Ecco. Allora. Equipaggio. Non ho qua. Ah, eccoli qua, turisti. Però ne posso mettere solamente uno alla volta, e questo è il problema. Posso mettere il turista a pilotare. Ok. Allora, sappiamo come metterceli. Sappiamo come metterceli. Posso lanciare il veicolo con... Non sarà controllabile. Ok, perfetto. Devo trovare il modo... Aspetta, forse... Vieni qua. Qua dentro ci sta più gente. Quanta gente ci sta qua dentro? Non ci sta nessuno qua dentro. Ok, questo è un problema. Non riesco neanche a... Ok. Ai. Oddio. Se funziona... Oh mio Dio, funziona. Ok, questo è tipo l'unico modo che mi viene in mente per farlo. Ok. Oh mio Dio, è inguardabile. Allora, può funzionare. Può funzionare. Non è detto che sia una bella cosa, ma può funzionare. Allora, tu dovresti avere... Non hai scudo termico qua dietro? Scusa, ma che tanto non è la navicella qua appena aperto? Apri. Non salvare. Questo voglio, scusate, ecco. Allora. Questo scudo termico non ci serve al momento. Mi serve uno e uno due. Poi mi serve lo scudo termico. Ok. Serve l'affare che stacca. Perfetto. Così. Poi direi che... Ah, c'è anche questo affare qua. Si può buttare. Allora, direi che togliamo tutta la roba della scienza, perché questa è una missione di sopravvivenza. E invece aggiungiamo dei paracaduti, perché siccome c'è molto più peso... aggiungiamone... Sì, dai, tre. Così siamo sicuri di sopravvivere. Facciamo... Sì, tre, dai. Chi se ne frega. Non è questa spesa che ci crea dei problemi. Possibilmente non davanti alla porta d'ingresso del nostro veicolo. Ok. Tutti i paracaduti vanno insieme. Si stacca questo. Allora, siccome questa navicella ci faceva arrivare più o meno fin dalla Luna, direi che ci può mandare anche questo veicolo in orbita con lo stesso carburante, anche se è un pochino più pesante, c'ha tre, e molto meno aerodinamico. Ok, proviamoci. Voglio quei soldi, gente, voglio il denaro. Sono una persona estremamente avida e costruisco navicelle spaziali a dir poco inguardabili. Allora, signor Grafin Kerman e Tamfurt Kerman, turista, ok? Spero che siate pronti per il volo più spettacolare di tutta la vostra vita. Preparatevi. Andrete nello spazio. Non so bene com'è possibile che dei civili possano semplicemente andare nello spazio così, come se niente fosse. La navicella sta tremando molto più del previsto e la cosa mi piace poco. Ma va bene così. Può andare in orbita questa. Lo sappiamo che può farlo. Ha
Adesso ballerà un pochino. Forse, forse no. Allora, appena questo tocca i 70.000, beh, un pochino più dei 70.000, possiamo spegnere il motore. Perché vogliamo fare quanto più... e bruciare quanto più carburante quando c'è meno attrito. Poi, tecnicamente, voglio non spegnere il motore, abbassarlo. Volevo, ok, abbassarlo così. Ok. Molto, molto, molto bene. Stiamo comunque guadagnando velocità, il che va bene, giusto? Sì, velocità non la stiamo perdendo. Prossima manovra. Sta bruciando? No, non sta bruciando. Allora, 68.000, va bene. Cerchiamo di arrivare un pochino più in alto. Tanto abbiamo... lo sai cosa? Tanto abbiamo di certo abbastanza carburante per fare... per entrare in orbita e uscirne. Quindi vai pure. Togli, vai semplicemente in stabilità. Vai a 50 gradi. Direi che è perfetto. Ok, siamo a 71.000. Direi che è perfetto. Spegni il motore, mettiti in prograde. Avvicinati al punto più alto. Quando siamo ufficialmente a 70.000, inizia a bruciare come un matto e mandiamo questi due civili in orbita! E poi li riportiamo anche a casa. Non posso credere che una navicella così dannatamente brutta funzioni. Speriamo, più che altro mi preoccupa il viaggio di rientro. Mi preoccupa molto il... il non bruciare o esplodere... mentre stiamo rientrando nell'atmosfera e che i paracaduti bastino. Allora. Abbiamo bisogno che questo T-13 non diventi mai zero. Questo è il problema. Non dobbiamo superare il punto più alto. Non è un grosso problema se succede, ma vorrei evitare. Tra poco dovrebbe iniziare a salire, secondo me, man mano che continuiamo a bruciare. Siccome stiamo bruciando a un'inclinazione di 45 gradi, adesso siamo a meno 8, meno 9. Ok. Si è sta... meno 8, ok, però sta rallentando sempre di più, va bene, va bene. Allora, innanzitutto suborbital ci siamo arrivati. Il che è perfetto. Adesso andiamo in orbital, tra poco. Non credo che saranno abbastanza soldi per comprare quel potenziamento sul nostro centro controllo. Se lo è, bene. Se lo è, possiamo facilmente andare sulla Luna. E non sulla Luna, andare a fare un'orbita... neanche un'orbita, non so come chiamarlo. Volare vicino alla Luna, ecco, quello è il termine probabilmente più corretto. Ok, i secondi stanno risalendo. Quindi tecnicamente mi puoi andare in prograde se preferisci, adesso che sta... no, sta... vabbè, va bene, va bene, va bene, non dovrebbe essere un problema troppo grosso. Rimani così. Abbiamo ufficialmente superato la cosa. Ok, sì, tecnicamente non è che va benissimo, ma non dovrebbe essere un grosso problema. Credo di poter facilmente risalvare il tutto. Con tutto il carburante che abbiamo... dovremmo... vai un pochino più in alto. Tanto non è che lo possiamo recuperare questo carburante, quindi tanto vale bruciarlo tutto. E appena entriamo in orbita possiamo anche uscirne. Abbiamo perso un bel po' di reputazione con tutti quei contratti che ho fatto, ma va bene così. Guardate, l'abbiamo risuperata di nuovo. Meglio di così. Ok, rimani così, così è perfetto. Ok, il carburante però sta scendendo, gente, ho bisogno che mi vai in orbita, ce la facciamo? Perché ci stiamo mettendo così tanto? Perché il veicolo è così tanto più pesante? Ti prego, non dirmi che non mi basta questo carburante, perché devo anche toglierti dalla... dall'orbita, eh? Non è che ci devi semplicemente andare. Mi serve abbastanza carburante per togliertici.
Sta rimanendo veramente poco carburante. Siamo a 60, 50 o quello che è. Avanti. Porca vacca. Cosa c'è di così tanto diverso rispetto a prima? Perché stiamo facendo così tanta più fatica? Ah niente, non sono neanche riuscito ad andare in orbita. Devo mettere più carburante. Che storia. Che storia malata. Non ci posso credere. Potrei... Eh sì, finito il carburante e non siamo in orbita. Porca vacca. Potrei concludere la missione con queste due cose fatte, però tanto vale farle insieme. Ok, allora, la soluzione dovrebbe essere relativamente facile. Sì, questo qua. Uno in più di questi. E dovrebbe essere più che sufficiente. Spero. Abbiamo aggiunto un bel po' di peso. Ma... ok. Non concludo... Volevo fare questo video e riuscire ad arrivare vicino alla Luna. E invece sono qua con un veicolo da tre punte. Nel tentativo di far felice qualche riccone. Nel suo sogno segreto dell'essere un astronauta, del sentirsi un astronauta. Non siete neanche astronauti. E questo è il problema. Ok. Inizia un po' ad inclinarti, ma non troppo. Pronto a staccare i primi due motorini piccoli. Inclinati un po' di più se ce la fai. Questo razzo qua è troppo lungo per quello che voglio fargli fare. Non va per niente bene. Ah, lo sai cosa potevo fare prima? Almeno testare se i paracaduti bastavano per tenere su tutto il peso che abbiamo. Era una cosa che andava fatta, purtroppo. Se lo scopriamo, lo scopriamo un po' troppo tardi, sarò sincero. Allora, continua a bruciare, da bravo. Ok, dai. Siamo a 35.000 metri di altezza, quando saremo nel punto più alto. Ok, finito quel carburante. Facciamo così. Incomincia a metterti a 90 gradi, per favore. Perfetto. A quanto siamo di atmosfera? Ok, abbastanza bassa. Spingi. Dunque, spero che basti stavolta, anche se non sono molto ottimista, devo essere sincero. Allora, 45.000. Ho fatto girare su se stessa l'astronave, come una trottola. Ci stiamo avvicinando un po' troppo, eh? Non va mica bene. Siamo troppo in basso. Ok, nuovo piano. Dio santissimo, gente. È veramente difficile. Chi l'avrebbe mai detto che mandare della gente nello spazio sarebbe stato così difficile, eh? Ecco qual è il mio nuovo piano. Come tutti i piani, in questo gioco, quando uno non sa più che cosa fare, inizia ad aggiungere carburante. Più carburante è sempre l'idea migliore, sì. Però se me ne metti due, forse è l'idea migliore. E possibilmente entrambi alla stessa altezza. Due. Ok. Poi il coso della aerodinamicità. Ok, se non funziona questo non funzionerà niente, gente. Accidenti. Sarebbe molto più facile se non ci fosse il problema dei soldi, ma non sono qui per fare qualcosa di facile. Ah, non ho attivato il motore centrale. Vabbè, direi che possiamo fare con questi due per il momento.
Inclinati appena appena. Non devi inclinarti di tanto, ma appena appena già mi basta. Ok. Un pochino di più. Appena appena. Né un po' troppo. Fermo qua. Ok, basta. Ho paura. Ho molta paura. Ok. Questi qua intanto stanno andando. Il punto più alto è già 20.000 metri, il che non mi dispiace per niente. Inizia ad inclinarti un pochino, se ce la fai. Non troppo. Ok, è già molto meglio di quello che stavamo facendo prima. L'atmosfera inizia ad essere molto più rarefatta, c'è molto meno ossigeno. Ok, molto molto bene. Ok, fermati così per adesso. Ok, stiamo quasi per arrivare a 70.000, che è il minimo per entrare in orbita. Siamo superati, ok. Quindi continua a spingere in questa direzione. Stacca tutto. Perfetto. Ora, aspettiamo di essere a 70.000 e poi iniziamo a spingere come dei matti. Secondo me più o meno quando saremo qua. Quindi mettiti a 25 gradi. Direi che così va bene. E appena tocchiamo i 70.000, manda il motore al massimo. Questa è l'idea. Allora, quando tocchiamo i 70.000, secondo me il suborbital è quello che si attiva, quello che è superato, praticamente. Invece per l'orbita è proprio una vera e propria orbita. Pronti? Partenza? Spingi! Ok, dai, 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 dai! Ce la si fa! So che ce la si fa! Questa è la volta buona. Non ho timore, non temo niente. Purtroppo non si possono andare a visitare altre galassie. Come cavoli fai ad arrivare su Ilo? Cioè, è impossibile. C'è qualcuno che ce l'ha mai fatta nella storia di Space, di Kerbal Space Program? Secondo me no. Io malapena riesco ad entrare in orbita. Sto già avendo questo genere di difficoltà. Ok. Allora, carburante ne abbiamo a tonnellate, il cerchio, questo ovale sta diventando sempre più di più un cerchio, e appena diventa un cerchio il contratto è completato. Dobbiamo solamente poi riportarli a casa, perché se muoiono non credo che ci pagheranno, questo è il problema. Meno 10 secondi. Meno 9, come potete vedere questi sono secondi abbastanza lunghi. Perché sono 8 secondi se non stessimo spingendo col carburante. Ok. Meno 6, ho proprio bisogno però che non lo superi, fa attenzione. Meno 5. Vai un po' più su. Ok, credo che lo abbiamo stabilizzato. È bloccato su meno 5, perfetto. Perfetto, va bene. Ok, adesso è solo una questione del aspettare e sperare che il carburante sia abbastanza, ma direi proprio di sì. Non siamo neanche a metà e fare l'ultimo pezzo per trasformarlo in un cerchio. La seconda metà dell'entrare in orbita è molto più veloce che la prima metà. Vedete qua infatti che incominciamo anche ad allontanarci. Possiamo inclinarci un po' di più, in modo che diventi più efficiente il modo in cui stiamo bruciando il carburante. Fintanto che non inizia, fintanto che non compaiono 7 secondi, io mi... Eccolo qua, basta. Non inclinarti più.
Adesso ti sei inclinato troppo, ok, torna su. Prova a fermarti qua, perfetto. Piano ma costante, gente, questo è il segreto. Soprattutto quando non hai fatto la matematica prima. Ok, siamo a metà del carburante, gente, però, porca vacca. Avanti, mettimi in orbita, perché sei così lento? Non riesco a capire perché è così lento. Troppo pesante il veicolo? Troppo debole il motore che stiamo utilizzando? Mi rifiuto di crederci. Avanti. Ah, vuoi vedere che non ce la faccio di nuovo? Però anche se non ci riesco, ci siamo avvicinati parecchio, gente. Ormai ci siamo quasi a risolvere questo mistero. Meno 12. Ed è abbastanza stabile, puoi inclinarti un po' di più. Ok. Dai. So che ce la puoi fare, so che... La cosa più divertente è fare tutta l'idea, quello che c'ho in mente. Tutta sta fatica per entrare in orbita e poi i paracaduti non sono abbastanza per riatterrare e la missione fallisce. Dai, ci siamo. Fermati. Voglio... Abbiamo abbastanza carburante. Il punto più basso è a 53. Ormai ci siamo. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Missione ufficialmente riuscita. Siamo in orbita. Contratto concluso. Fatto tutto. Dobbiamo solamente farli atterrare adesso. Giusto? Sì. Questo è tutto fatto. Quindi, mettiti in retrograde. Spingi al massimo. E siamo pronti ad atterrare. Ok. Già così basta. Direi che possiamo già fermarci. Ups. Credo di aver staccato... sì, ho staccato mentre questo affare qua sta ancora spingendo. Oh mio Dio, ho fatto una grossissima cretinata. Ho bisogno che ti stacchi. Aspetta, non ho più controllo del veicolo. Non posso più spegnere il motore. Ho fatto un grosso errore perché... volevo staccare perché tanto non serve rallentare di più di così. Stiamo già atterrando. Posso spostare la mia navicella, ma non posso spegnere questo motore. Ho bisogno... Oh, finalmente ha finito. Ok, perfetto. Allora, fermati. Adesso vai in retrograde. Ok, dobbiamo solo sperare che i paracaduti siano abbastanza e che non brucia e che non esplodiamo con e che ce la posso fare. Lo scudo termico sia abbastanza. Ma sai cosa? Potevo fare anche un crew report intanto che ero in orbita, ma fa lo stesso. Non so se mi avrebbe dato scienza o meno. E probabilmente mi sarei potuto portare dietro un po' di scienza da fare, ma fa lo stesso. Sono comunque soddisfatto di come sta andando. Ok, possiamo accelerare un po' adesso? Ecco qua. Ok. È solo una questione di non morire durante il rientro. Abbiamo già attivato i paracaduti, che si attivano a 2500 metri, e questo a 1000. Attivati anche te a 2500, così vi attivate tutti insieme, che ne dici, eh? Mi sembra una buona idea. Ok.
credo che sopravviveranno per la temperatura. Lo scudo termico sta facendo miracoli. Perfetto. Adesso abbiamo rallentato abbastanza che non facciamo più così tanto calore, non produciamo più, non siamo più un forno. Adesso è solo una questione dei paracaduti che si stanno aprendo. Perfetto. Ah, non c'è abbastanza atmosfera perché si aprano effettivamente del tutto. Per favore. Stiamo andando a 10 metri al secondo. Direi che è più che sufficiente per non morire. Perfetto. Dobbiamo solo toccare terra, o meglio acqua, meglio oceano. E missione conclusa. Ho fatto aprire i paracaduti un sacco prima, quindi ci vogliono ancora altri 10.000 metri di volo. Molto, molto lento. Ma direi che è perfetto. Ok, praticamente intero, no, non intero episodio, però grossa parte dell'episodio passato a guadagnare soldi. Purtroppo era necessario farlo. Però dovrebbe darci un bel po' di soldi questo contratto. Bene, bene, bene. Signori Kerman, immagino che siate marito e moglie. Grazie per aver volato con noi. Spero che siate estremamente soddisfatti del servizio che avete ricevuto. Puoi ottenermi un po' di scienza? No, non mi puoi ottenere proprio niente. Va bene. Direi che ci siamo. Perfetto. Quanti soldi mi dai? Erano tanti, no? Molto, molto, molto bene. E ok, 1.7 di scienza. Abbiamo 11 di scienza. Abbiamo recuperato quasi 2.000 di soldi grazie alle parti recuperate. Ah, dei civili hanno ottenuto esperienza. Buon per loro. Spero che. Non lo so, li posso usare come scienziati adesso? Però ho perso della reputazione. Perché ho fatto una missione con dei civili e quindi la gente dice: "Oh, cavoli, non sei un vero, non sei veramente, non ti importa della scienza, non ti importa dell'esplorazione, a te importa solamente dei soldi." Forse è questo quello che è successo. Direi che è perfetto, abbiamo un bel po' di soldi, forse addirittura abbastanza. No, neanche lontanamente. Ok. Dov'è il mio report? Eccolo qua. Apri. Allora, 3.250. 3.250. 3.250. 3.250. 3.250. 19.500. 19.500. E 19 di No, scusa, mi ha dato della. Com'è che si chiama, porca miseria? Della reputazione. Ah, lo sapete cos'è? È la mia reputazione totale. Sono in negativo per via dei contratti che ho fatto. Ok? È quello che deve essere successo. Va bene, però non siamo neanche lontanamente vicino a quanti soldi mi servono per potenziare questo. Perché è così costoso questo affare qua? Non riesco a capire. Però mi serve per poter esplorare la Luna. Non posso fare altrimenti. Qual è un'altra roba che mi dà un sacco di soldi? Questo mi dà 13.000, questo 14, 13. Questo me ne dà 16.000, questo solo 5.000. Cioè, danno tutti pochissimi soldi questa roba qua. Forse dovrei cercare di attivare di fare questo anche. Vabbè. Gente, direi che ci salutiamo per. Lo sai cosa però? Ah, cavoli, speravo. Vedete, questo qua mi dà 87.000 solo per averlo accettato. Quindi in realtà non devo raggiungere quei 50.000 che mi servono, ma 50.000 meno 9.000, tipo 500.000 meno 9.000 circa. Quindi non ci siamo così tanto lontano. Devo raggiungere i 470.000. Quindi mi servono solamente 140.000 di soldi. Mi servono 140.000 soldi. Mi puoi dare 140.000 soldi, per favore? Così, in generale.
Posso vendere altra scienza? Per favore, come avevo fatto prima. Questo qua ti toglie della reputazione, però ti dà dei soldi. Forse questo era da attivare subito. Forse ho fatto un errore a non aver attivato questo. Ancora prima di fare qualsiasi cosa. Forse questo è il mio problema. Vabbè. Vendi un po' di scienza, vendi un po' di scienza. Forse sto commettendo un grossissimo errore. Sì, beh, mi dà pochissimi soldi, mi dà tipo un centinaio, perché vendo tipo il 25% della mia scienza per 23 dollari. È questo? Sì, è questo quello che sta succedendo, perfetto, direi. Questo toglie della reputazione, però me ne dà 80.000, tipo, dice. Questo me ne dà 19.000. Il che vuol dire che dovrei salire a 355. Ok. Quindi è già di certo più di quello che mi stava dando la scienza. Cos'è questo? Però stiamo andando in rosso. Non so se fallisco la missione se questo va in rosso. Cioè, se proprio perdo. Perdo tutto. Perdo proprio il gioco. Ma fin tanto che non ci arriva. Probabilmente qua è quando perdo. Non posso. Reputazione deve essere a meno 750 o più in alto per attivare questo contratto, questo livello. E ho solamente 788. Ok. Cioè, ho solamente, ho fino a 788. Ok. Però ci stiamo avvicinando al denaro che mi serve. Sono abbastanza sicuro che mi serva questo qua e basta. E poi possiamo andare ad esplorare la luna. Con questo che mi dà altri 87.000, però mi servono anche abbastanza soldi poi per avere il veicolo, per potermi comprare il veicolo per andarci. Allora, apri, che è questo. Ok, questo veicolo può arrivare sulla luna. Costa 10.000. Questi sono i soldi che ho, questi sono quello che costa, credo. Ok. Direi che ci siamo. Scusa, eh? È 5, non è 4, cavoli, pensavo che fosse. Ok, mi servono altri 100.000 di denaro. Ok, non so da dove li tirerò fuori. Li tirerò fuori come un trucco di magia dal mio cappello a cilindro. Perché come cavoli faccio a ottenere 100.000 di soldi? Forse posso vendere uno dei miei piloti. Non posso vendervi. Qualcuno non vuole comprare dei piloti. Non sono dei bravi piloti, però. Perché c'è un livello di stupidità? Oh mio Dio, questo qua è stra mega stupido. Qualcuno vuole comprarsi Bill? È estremamente stupido come ingegnere. Ush. Vabbè, gente, ci lasciamo. Io direi che questo video è durato anche troppo. E cerchiamo di risolvere questo problema di denaro. Va bene? Per il resto, probabilmente devo fare. Potrei fare andare a fare un altro contratto e poi vendere anche un po' della reputazione che ottengo. Utilizzare la reputazione per ottenere altri soldi attraverso i contratti qua nell'amministrazione. Detto questo, gente, statemi bene. Almeno abbiamo fatto un contratto. Almeno. E, no, più importante, abbiamo a tutti gli effetti un veicolo che può fare, che può viaggiare fino alla luna. Questo veicolo ce la fa. Lo sappiamo già che ce la fa. Quindi a posto. Gente, statemi bene, ci vediamo alla prossima. Tanti saluti e tanti baci. Ciao ciao.